Grazie mille. Angelo, ti chiedevo appunto un focus sulle ultime conoscenze in Valcamonica. Io vi ho lasciati con circa 2000 rocce e 350.000 incisioni, non so cosa è successo nel frattempo. Quindi Valcamonica è la cugina vicina, la Valtellina, e a te chiedo una panoramica altrettanto ampia, ma più circoscritta nello spazio. Funziona? Sì. Intanto, diciamo che è tutto un po' dimagrito, è stata fatta recentemente una catalogazione che ha stabilito che le rocce sono... Qualità non è capito, adesso stiamo parlando di quantità, no? Quindi le rocce sono un po' meno di 2000, ma probabilmente ce ne sono molte altre che attendono di essere scoperte, questo è chiaro. E per quanto riguarda le 350.000, no, probabilmente tra le 150.000 e le 200.000. Sì, poi dipende se intendi le singole coppelle. No, sono sempre tantissimi. Adesso io ho preparato una panoramica cronologica e teorica. Spero di non annoiarvi, sarà pochissimo, ma è, diciamo, l'idea appunto. Intanto che l'arte rupestre della Valcamonica in realtà noi chiamiamo così un complesso rupestre un po' più ampio, che va dalla Valtellina fino alla riva orientale del lago di Garda. Diciamo che questo è un nucleo che ha una certa consistenza e una certa continuità dal punto di vista di quella che potremmo chiamare la tradizione rupestre della Valcamonica. E vedremo che, diciamo, soprattutto nei periodi più tardi fa riferimento a una popolazione che viveva lì e che probabilmente è, come dire, la discendente di popolazioni precedenti, sarebbero gli Eugani, che almeno nell'età del ferro, quindi circa 3000, tra 3000 e 2000 anni fa, vivevano lì. Sapete tutti che appunto in Valcamonica abbiamo principalmente rocce levigate dai ghiacciai, del resto le valli, queste valli alpine, sono state levigate dai ghiacciai. Tutti abbiamo in mente la grande roccia di Napane o la Lupemagna di Grosio. E per quanto riguarda le tecniche, sono un po' le stesse che abbiamo da altre parti del mondo, ovviamente, quindi percussione, graffito, e abbiamo anche recentemente con le pitture. Okay, questa è una novità, ma fino a un certo punto. Nel 92 già sono state scoperte, qui a questo tavolo ci sono due persone che hanno scoperto pitture rupestri, io e Tiziana. Tiziana ha scoperto la ruota di Campanine, che vedete lì, e io ho scoperto e anche quella del film, no? Quindi insomma, io ho scoperto altre a Paspardo, adesso sono state scoperte altre, insomma, quindi questa è un po' una novità, ma in realtà non era poi così strano trovare pitture anche rupestri. Adesso quando giriamo per i boschi dobbiamo immaginarci che praticamente quasi tutte le pareti verticali dovevano essere dipinte. Non le abbiamo qui perché ovviamente la Valcamonica è un posto dove piove, a differenza di altri posti nel mondo, e quindi non ci sono tutte queste figure dipinte. Ma probabilmente erano dipinte anche le rocce, come vediamo in altri posti, appunto, in altre località di arte rupestre del mondo, quindi le incisioni erano prima fatte e poi ci si grattugiava dentro l'ocra, e quindi probabilmente quando andavano a visitare queste rocce incise facevano queste attività. E infatti questi gessetti noi li troviamo alla base proprio delle rocce incise. Sapete tutti chi è lo scopritore dell'arte rupestre della Valcamonica, cioè Walter Lang, che scoprì appunto i massi di Cermo, che vennero pubblicati nel 14 ma studiati successivamente. Questo è il nostro rilievo fatto. Andrea, Stefania Casini e Elena Marchi nel 93. E invece Grosio, qui oggi io vi parlo un po' di queste due enclave di arte rupestre, Grosio venne scoperta da Davide Pace nel 66, qui vedete la Lupemagna com'era e com'è oggi, quindi oggi è tutta pulita, ma ai tempi nessuno aveva visto l'arte rupestre perché stava sotto questi coltri di muschi e di cheni. Un po' come Napane, Napane già negli anni 30 si conosceva, quindi, ma prima forse le persone locali chiaramente. Qui vedete gli studiosi che si sono occupati principalmente, cioè principali studiosi, non tutti ovviamente.
dell'altro paese della Val Camonica, cioè Giovanni Marro, Raffaello Battaglia e Emanuele Sus, nella prima metà del Novecento, mentre in Valtellina dobbiamo ricordare Maria Reggiani Raina, che scoprì appunto le stele, qui vedete una foto storica con le stele di Cano. Nel 56 arriva Emanuela Nati e molto cambia, soprattutto dal punto di vista della cronologia e dell'interpretazione dell'arte rupestre. Noi ancora ci muoviamo un po' seguendo, diciamo così, le sue tendenze, diciamo, di studi. A Nati capì che c'erano più fasi, mentre prima i ricercatori davano sempre tutto all'età del ferro, ovviamente. Quindi capì che c'erano più fasi e questo è stato molto importante. Qui adesso questa foto storica è interessante perché ci sono qua diverse persone che sono sedute a questa foto, cioè, vabbè, diciamo l'altra persona che ha influito molto sugli studi dell'arte rupestre, anche se non ha lavorato tantissimo in Val Camonica, ma le sue intuizioni sono state fondamentali, Raffaele De Marinis, che vedete lì, mentre guarda alcune incisioni di asce alla barba che sono incise sulla roccia 1 di Dosso Tolaiolo, con Mila stavano studiando in quegli anni. Questa foto è dell'86, 85, e sì, ci sei anche tu, sei lì, vedi? E c'è anche Mila, magra, e ci sono io con i capelli. Anche Anati è abbastanza magro, eh? Anche Anati è abbastanza magro, ma sì, perché ci sono anch'io con i capelli, guardami, non sono irriconoscibile. Comunque, ecco, qui c'è un bel gruppetto e poi altri studenti stranieri. Va bene, in Valtellina poi abbiamo fatto diverse ricerche, abbiamo rilevato completamente la Pupa Magna di Grosio tra il 91 e il 97, e quello è il volume che, diciamo così, consacra un po' lo studio. E nuove scoperte sempre in Valtellina si devono a Monsignor Mario Simonelli e i suoi collaboratori, che hanno scoperto molte delle stele incise che non nei siti primari, ma riutilizzate nei muri delle vigne. Ecco, si parlerà di vino, quindi in Valtellina e in Val Camonica, ma soprattutto in Valtellina, nelle vigne spesso si trovano spezzate. Purtroppo, come si diceva prima, l'arte rupestre è fragile in realtà, cioè se è duratura perché è incisa sulle rocce, ma fragile perché chiunque può romperla, soprattutto se è fuori dai parchi. E adesso, venendo così alla paracronologia, quello che vediamo e che manca ancora in Valtellina, perché forse era ancora troppo dentro, troppo a nord rispetto ai ghiacciai, e la presenza appunto di figure paleo e paleolitiche che invece in Val Camonica sono abbastanza presenti. Infatti questa fase che Anati chiamò Protocamuna e che sì, come il cofino a un certo punto, nel senso il problema è la datazione. Recentemente qualcuno ha detto che questo non è un cervo ma un cavallo, che francamente ha fatto veramente un po' scalpore questa cosa. Ma i nuovi studi che abbiamo come cooperativa e come Università Cattolica di Brescia percorso, ecco, mostrano che in realtà si tratta veramente di un cervo, come aveva giustamente intuito Anati. Ci sono altre figure di cervi, alci, pesci addirittura, che sono temi caratteristici dell'arte paleolitica, ma anche epipaleolitica. Quindi manterremo per ora questa definizione, anche se non è chiarissimo ancora come collocare più precisamente queste figure. Comunque, lo stile è caratteristico, si tratta, come aveva intuito Anati, di uno stile semi-naturalistico, che quindi manterremmo questa idea, insomma, che queste figure possono essere effettivamente piuttosto antiche. Per quanto riguarda invece le fasi successive, qui c'è sempre stata discussione tra noi colleghi del Centro Comune di Studi Preistorici e della Cooperativa dell'Ordine dell'Uomo sulla cronologia dell'annosa questione sulla cronologia degli oranti, queste figure schematiche che secondo noi sono più tarde, risalgono all'età del bronzo, e invece secondo il Centro Camuno risalirebbero al neolitico. Comunque sicuramente siamo tutti d'accordo che
Nel Neolitico invece troviamo queste figure, cioè le figure topografiche, si tratta di figurazioni piuttosto variegate, doppi rettangoli, piccoli segni a piccole coppelline o maccheroni, come vengono chiamati, linee che potrebbero essere raffigurate insomma delle strade. Quindi tutto questo probabilmente durante le fasi finali del Neolitico, siamo a ridosso del quarto millennio, all'interno del quarto millennio avanti Cristo, quindi piuttosto antiche. E poi naturalmente figure forse ancora più antiche, spirali, collari, che troviamo numerose soprattutto in Valtellina. Arriviamo quindi all'età del rame, vedete sono velocissimo, è un periodo importantissimo perché determina una certa rivoluzione per quanto riguarda, perché si passa non solo ai prodotti primari, ma è una lavorazione dei prodotti primari, quindi quella che viene chiamata rivoluzione dei prodotti secondari, cioè l'introduzione della, per esempio della trazione animale piuttosto che del latte, del formaggio, della lana, e naturalmente dal punto di vista ideologico e religioso anche una nuova concezione antropomorfa in un certo senso della divinità. Infatti nascono in questo periodo le statue stele. E l'età del rame è il periodo in cui è vissuto il famoso oggi Ötzi, cioè la mummia che venne ritrovata nel 91 appunto nel ghiacciaio del Semirano. E ovviamente appunto sia in Val Camonica che in Valtellina forse abbiamo il complesso di stele menhir più numeroso dell'arco alpino, forse del mondo, ma sicuramente in Europa, probabilmente tra Val Camonica e Valtellina più di 200 sono i monumenti oggi conosciuti, non ancora del tutto pubblicati. Questi erano spesso messi così, come vedete qua una ricostruzione del parco di Amboia, prossimo in Val Camonica, quindi una sorta di allineamento, e abbiamo tre fasi, diciamo così, principali. Nella prima abbiamo simboli di divinità, cioè il sole associato alle armi per indicare una figura maschile, e poi abbiamo questa divinità femminile suggerita da questo insieme di ornamenti, collane, pentagli e quant'altro, pettini, e poi una terza figura maschile rappresentata da un mantello con frange, che cita appunto l'introduzione della tessitura durante l'età del rame in quest'area delle Alpi, mentre il povero Ötzi, torniamo indietro, era vestito solo di pelli. Quindi vuol dire che attorno al 3200, quando lui viveva nella sua comunità, il telaio non era ancora stato introdotto, ma usavano solamente le pelli. La moglie... No, è interessante vedere che nei suoi vestiti ci sono cuciture un po' raffazzonate, ce ne sono bellissime, e le scherzi diciamo sempre sono quelle della moglie, e poi ci sono alcune raffazzonate che probabilmente si è fatto lui, perché tra l'altro lui è morto vecchietto per me, ovviamente 45 anni non era poi così vecchio, ma per l'epoca sembrava già più di 80 anni. Va bene, comunque come facciamo a sapere la cronologia di questi stele? Un po' perché sono state trovate anche in situ, cioè negli scavi archeologici, ma perché poi hanno degli elementi di datazione molto precisi, come per esempio il pugnale che noi chiamiamo tipo Remedello, perché viene appunto dalla necropoli sotto in provincia di Brescia. Nella seconda fase invece abbiamo una sorta di antropomorfizzazione di questi simboli, e queste tre figure divine, il sole associato alle armi, una seconda figura maschile e un'altra figura femminile, sembrano appunto derivare da quelle figure precedenti. Certamente il sole, il dio sole, insomma, è la figura più importante. Non è così strano in questo terzo millennio, perché già nel vicino Oriente si seguivano le stesse indicazioni, in un certo senso, le stesse tendenze. E qui appunto vediamo la trasformazione dal mondo dei simboli a quello degli antropomorfi, sia in Val Camonica che in Valtellina. In Valtellina però ci mancano ancora dei ritrovamenti per poter
Sì, no, la seconda fase c'è, ma non è così precisamente illustrata, un po' anche per lo stato di conservazione un po' povero delle stele. E poi l'ultimissima fase è rappresentata molto bene dalla stele Cenmo 3, tutte queste file di omini che sono ormai a ridosso del bronzo antico, quindi attorno al 2200-2000 avanti. Arrivando quindi a questo periodo, ovviamente i temi si riducono moltissimo, soprattutto molte figure umane sembrano rimandare al mondo femminile, possiamo vedere appunto Anacquane e Ambrosio, queste figure schematiche di cui appunto abbiamo detto prima si discute notevolmente della cronologia, ad esempio appunto questa molto, molto bella. E sono anche delle scene rituali difficilmente spiegabili, perché si trovano appunto file di figure umane che sembrano osservare alcune distese, e quindi si è cercato di capire che cosa stiano facendo. E sarebbe però da spiegare questa scena una volta lì nel parco di Anacquane, perché queste figure sono, queste sdraiate, sono all'interno di una canaletta. Quando piove l'acqua scorre dentro questa canaletta, quindi l'idea è che stiano nuotando. Del resto Anacquane è un sito dedicato alle sirene acquane, e quindi, come dire, queste figure che nuotano possono benissimo avere questo significato. Questa forza della presenza femminile nell'età del bronzo è anche simboleggiata soprattutto nelle parti più terminali dell'età del bronzo, quasi a ridosso dell'età del ferro, da numerose presenze di palette, oggetti di bronzo, di ferro, che servivano per la raccolta del fuoco, anche ritualmente, probabilmente, e telai verticali, la cui presenza è conosciuta solamente sulla grande roccia di Anacquane. E poi, naturalmente, non ci sono solo siti femminili, ma anche maschili, piuttosto numerosi, per esempio a Luine o a Fonte di Nadro, dove troviamo appunto la presenza di armi, soprattutto di armi. E arrivando all'età del ferro, che è l'80% ancora oggi, diciamo così, le tendenze statistiche hanno confermato questa grande importanza dell'età del ferro all'interno della produzione rupestre della Val Camonica, è un'arte di guerrieri, ma non è un'arte più del quotidiano, è un'arte narrativa, ma narra di rituali speciali. Probabilmente si tratta dei rituali iniziatici della gioventù aristocratica e guerriera. Sono un po' diffuse un po' ovunque, in quasi tutti i siti, questa presenza dell'arte rupestre dell'età del ferro, perché abbiamo detto è l'80%. Qui questa di Pasparto è la figura più grande, 1,40 m, potrebbe essere un ragazzino in effetti, no? Un ragazzino diventato guerriero, quasi a grandezza naturale. Ma normalmente la grandezza delle figure incise nell'arte rupestre della Val Camonica nell'età del ferro, e questa figura umana è attorno ai 30 cm, un po' come il piede romano, cioè quasi una misura standard. I guerrieri sono di due tipi, o guerrieri schierati, in schieramento, cioè hanno queste armi sollevate a modo eroico, oppure, vedete, sono in duello. E vabbè, naturalmente l'arte rupestre ci mostra molte, come dire, molte tipologie che possono essere d'aiuto per capire la cronologia di queste figure. Ci sono numerose scene di caccia al cervo, oppure anche allo stambecco, come vediamo in Valtellina, di corsa, di danze armate, e anche a volte accompagnate da musica, e naturalmente i cavalieri anche sono molto importanti, a volte anche equilibristi, cioè stanno in piedi sul cavallo, come vediamo sia in Valtellina che in Val Camonica. E poi naturalmente, ecco, le figure simboliche sono certamente importanti, come hanno già detto prima le due colleghe che mi hanno preceduto, in particolare in Valtellina per esempio i serpenti, in Val Camonica gli uccelli acquatici, che sono piuttosto numerosi, come potete osservare qui. E poi naturalmente le impronte di piedi o di sangue, di cui oggi si è fatta anche un'ulteriore, diciamo così, tipologia rispetto a quella che lui ha fatto a suo tempo. Del resto la ricerca va avanti. E
sicuramente abbiamo figure che possiamo riconoscere come divinità precise, come per esempio Cernunnos, che è noto anche nel Pantheon celtico, e poi naturalmente altre figure come il labirinto, che è conosciuto anche in Valtellina. Ma lasciatemi due parole per dire qualcosa sulla Rosa Cavuna, perché siamo in Lombardia, siamo a Milano, come dire. Ovviamente la Rosa Cavuna è stata presa come simbolo dalla regione Lombardia, si tratta in realtà di un'interpretazione locale della svastica. A Pasparto, tra l'altro, abbiamo il sito dove lavoro principalmente negli ultimi 30 anni, praticamente abbiamo la maggioranza delle figure trovate in Valcamonica. Cioè, in Valcamonica ne ha circa 105-106 e a Pasparto ce ne sono ben 30. Quindi abbiamo la medaglia d'oro, si parlava prima di Olimpiade, abbiamo la medaglia d'oro per i ritrovamenti. Abbiamo il tipo svastica e il tipo simmetrica, quadrilobata, ma in realtà l'origine della svastica arriva dal Medio Oriente, vicino Oriente, insomma. E questa cultura di Samarra, che è in Mesopotamia, nel sesto millennio, conosceva già il prototipo di quella che poi sarà la svastica. Poi in realtà la svastica da lì gira nel mondo antico, ovviamente sia verso Oriente, per cui la troviamo in India senza nessun problema, sia verso l'Occidente, e quindi arriva alla Grecia, poi dalla Grecia al Monte Etrusco, e dal Monte Etrusco naturalmente anche alla Valcamonica, attorno al VII secolo. Abbiamo delle bellissime figure del Dosulif di Pasparto associate ai guerrieri, e poi vedete addirittura così anche in Inghilterra. Un Camuno che è andato in vacanza? No, è un simbolo piuttosto comune, evidentemente. La troviamo anche in Portogallo, infatti. Ricordo più un sito, ma comunque ci sono anche lì. Quindi vedete la svastica, la rosa, la quadrilobata, e poi la nostra Rosa Cavuna, che però in realtà sembra un quadrifoglio, sembra tanto una Rosa Cavuna. Cioè, diciamo, noi siamo orgogliosi che ovviamente il simbolo della regione sia una Rosa Cavuna, però se uno la guarda non si capisce tanto perché manchino, per esempio, i 9 pallini, che tra l'altro quando si trovano le rose comune incomplete sono quelli che ci sono. Non ci sono rose comune senza 9 pallini, ci sono 9 pallini senza la linea dentro e fuori. Anche perché sono gli architetti. Sì, hai ragione Tiziana. Se va bene, va bene. E allora in Valcamonica, ho quasi finito, la tradizione rupestre continua anche dopo l'arrivo dei Romani, quindi abbiamo una fase di tardità del ferro piuttosto importante, e dovrebbe esaurirsi alla fine del primo secolo d.C. In Valtellina invece sembra proprio esaurirsi con l'inizio del IV secolo, forse perché la Valtellina tutto sommato è più vicina a Como. A Como già c'erano i Celti, e quindi forse questa influenza celtica, i Celti sono senza cultura rupestre, diciamo così, e quindi forse questa influenza ha fatto sì che l'arte rupestre terminasse prima, ma non è così chiaro. Va bene, ma perché facevano un'arte rupestre per fare il ferro? Quando ho trovato questa mappa del Parco Nazionale di Naquane, era il 1989, stavamo lavorando lì nel parco a fare i rilievi, e il custode si è avvicinato, abbiamo discusso un po', io gli ho detto guarda che c'è un linguista che dice che il Parco Nazionale di Naquane prende il suo nome da acquane, che sono delle sirene, ma lui mi ha guardato a fare, sì, ha ragione. E gli ho detto, ma perché? Perché io a casa ho una cartina, siccome i miei di famiglia erano proprietari di quest'area, e quindi questa cartina dice contrada acquane, e infatti come vedete qua. E quindi questa cosa ha, diciamo, suscitato un grande interesse, perché evidentemente queste acquane, che sono delle sirene note anche nelle Dolomiti, nell'area dolomitica, hanno la funzione, un po' come le sirene antiche, di aiutare, diciamo così, i guerrieri a passare i rituali. E infatti anche le sirene sono note al capitello dei Due Pini. E quindi insomma questo link etnografico è stato molto interessante. Dove vivono queste sirene? Forse dentro nella roccia, che è fatta come delle onde rupestre. Ho finito, il nome dei Camuni è scritto nel Tropeo Malpio, insieme a quello dei Vennonetes, cioè quegli abitanti della Valtellina, e l'arte rupestre finisce, ma poi ricomincia quando nel Medioevo arriva il cristianesimo, quindi nuova religione, nuove idee, ma naturalmente diciamo c'è poco link con quello che c'era prima.
grazie Angelo, chiarissimo, affascinante carrellata che scatena in me una nostalgia enorme di ricambiare lavoro e tornare in valle. Mi veniva a sorridere sul simbolo della Val Camonica perché pensavo che sicuramente quando fu scelto i politici non sapevano neanche lontanamente che fosse parente della svastica e probabilmente si è stati, no, non sto scherzando perché si sta anche molto attenti, purtroppo per ignoranza, perché chiaramente la svastica non ha nulla a che vedere in questo senso con il nazismo, però sicuramente nello scegliere di camuffare un po' il simbolo c'è anche un'attenzione a questo.